Bene ragazzi, Benvenuti anche oggi a un nuovo consiglio, in realtà non di stile, ma di una cosa che succede spesso a tutti, cioè devo portare una camicia per lavoro o per diletto in vacanza, devo infilare una valigia, ma come faccio a non stropicciarla? Adesso vi insegnerò come piegarla per evitare che si stropicci. Il vostro Fabio vi aiuta sempre. Allora, la prima cosa che fate è stendete la camicia su un piano che vi permetta di allargare tutte e due le maniche perfettamente. La abbottonate tutta e poi la girate sotto sopra. A questo punto avrete questa situazione. Il primo modo per poterle piegare è questo. Aiutatevi con un foglio A4, un qualsiasi foglio A4 normalissimo. Lo mettete al centro, dove c'è il collo, poi lo pressate e tenete come riferimento proprio il fine del foglio per fare questo tipo di piegatura, ok? E poi questa la portate prima in avanti e poi la ripiegate su se stessa. La stessa cosa la fate da questa parte, quindi così stendete bene, okay? E poi la piegate su se stessa. A questo punto avrete questa situazione e potete semplicemente piegarla in due, se volete, per ottenere una piegatura con il foglio che rimarrà anche all'interno della valigia. L'unica accortezza è di non caricare troppo qua, quindi semmai mettete tutto il resto sotto, un asciugamano magari sopra, lo tenete da parte, mettete le camicie, poi un asciugamano sopra e poi la potete chiudere. Quindi questo è il primo modo. Adesso passiamo al secondo modo per poter piegare la camicia. Ecco, il secondo modo per piegare la camicia è questo, sempre con il foglio A4 al centro, sempre la stessa piegatura in questo modo. Poi la manica, invece di riporla al contrario, potete praticamente chiuderla su se stessa. Quindi stesso discorso di qua, quando volete possiamo chiuderla anche in più parti, ok? Stesso modo da questa parte. Sempre la piegatura con il foglio A4 che ci aiuta a capire fino a dove dobbiamo piegare, perché vedete qua praticamente finisce il foglio A4, anche qua sempre piegatura su se stessa della manica e del polso e voilà, siamo trovati allo stesso problema e facciamo così. Piegatura che starà sempre in piega anche nella valigia. Adesso il terzo modo, un po' più rivoluzionario, eh? Ecco, il terzo metodo funziona solo però su camicie informali, cioè che non abbiano né un collo rigido né un piede rigido, perché altrimenti non riuscirete a piegarla in questo modo, quindi a metà, come vedete esattamente, per poterla poi rifinire come vi faccio vedere. Quindi va piegata esattamente a metà con le maniche sovrapposte. Quando avrete sovrapposto le maniche, le prendete e le rigirate all'interno. In questo modo, ok? A questo punto non vi resta altro che arrotolarla. Vedete? Ok, potete riporre la vostra camicia in tutti i posti della valigia. Come vi dicevo prima, se avete una camicia più classica, non potete fare questo metodo, usate gli altri due, ok? Spero di avervi dato un buon consiglio e alla prossima da Fabio. Ciao!